Buongiorno, buongiorno e buon lunedì 1º gennaio. 1º gennaio 2024. Mi sono vestito di rosso, che è il colore del Capodanno. Però in questo Capodanno voglio subito ricordare una figura. Non c'è il primo Capodanno senza di lui, per tanti appassionati sportivi, per tanti tifosi rossoneri, per tanti milanisti, Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi però c'è sempre. Quando io guardo la TV, sulla mia destra ci sono tutti Forza Milan, con la prima pagina di quel febbraio-marzo 1986. Forza Milan ha finito nel 2018, praticamente c'è stata tutta l'epopea del presidente Silvio Berlusconi. C'è solo un presidente là, ci sono le sue vittorie, i suoi sorrisi, le sue dichiarazioni, le sue speranze, le sue frasi sempre positive. Ecco quello che mi ha insegnato: la positività, essere positivi, pensare, essere ottimisti, essere sorridenti. A ogni inizio d'anno cercherò di ricordarmi, di ricordare a mia volta sempre il presidente Silvio Berlusconi. Detto questo, passiamo da un presidente all'altro. Alle 13 circa ci sarà una bella intervista, un bell'incontro con Peppe Di Stefano, che sempre siamo stati sempre a Milanello, io per Premio Sport, lui per Sky. Quando poi io ho lasciato Mediaset e Premio Sport ha chiuso i battenti, lui ha proseguito in questa sua meravigliosa avventura. E sono d'accordo con lui. Deve essere, e infatti come chiusura l'ho messa, l'anno del cardinale, l'anno di Gerry Cardinale, perché è arrivato, ha sistemato la sua squadra, ha effettuato dei cambiamenti, ha assunto delle figure importanti. Deve essere l'anno di Gerry Cardinale. Non bisogna fare il tifo o essere contro Gerry Cardinale, bisogna augurarsi che sia il suo anno, cioè che incida nei prossimi mesi. I prossimi mesi saranno importantissimi per il Milan, perché saranno i mesi delle riflessioni per quello che riguarda il prossimo allenatore, se confermare Stefano Pioli o non nascondiamoci, o se eventualmente cambiare la guida tecnica dopo tanti anni, dopo 4 anni che ci hanno regalato, non lo voglio dire, innanzitutto uno scudetto e una semifinale di Champions League, che impazzisco quando nel 2023 venga ricordata come una cosa. Allenatori che sono arrivati in finale in Champions League non sono tanti, ma quelli che sono arrivati in semifinale non sono altrettanto numerosi, e quindi vado a lodare. Certo, è un Milan che anche contro il Sassuolo ha dimostrato, e come ha detto anche ieri Luca Didi, di essere non brillante sul piano fisico, quindi non essendoci le gambe non c'è la testa, non c'è la fluidità. Però va riconosciuto il suo lavoro. Mi dispiacerà, e c'è il rischio, che venga ricordato come il 2023, l'anno degli infortuni, e c'è non questo rischio, ma questa logica realtà. E quindi dicevo, Gerry Cardinale è quello che il prossimo anno deve dare nel 2024, anzi in quest'anno, perché ormai bisogna abituarsi a chiamarlo quest'anno, deve dare le sterzate giuste, deve incidere, deve mettere la sua griff, il suo brand. Mi è stato riconfermato ieri, che piaccia o non vi piaccia, so che c'è questa attesa del famoso gruppo arabo, che il Milan non sia in vendita. Me l'hanno riconfermato, come non mi hanno mai smentito che ci siano però dei gruppi, dei fondi arabi interessati al Milan. Però, da quello che so io, Gerry Cardinale li prenderà in considerazione solo come azionisti, o meglio soci di non azionisti, soci di minoranza. Quindi si può anche fare il tifo contro Gerry Cardinale. Io sono del parere che se Gerry Cardinale riuscirà a mettere la sua griff, a diciamo mettere le persone giuste, l'allenatore giusto, riuscire a indirizzare il mercato in maniera intelligente, non dico sontuosa, intelligente e funzionale, con Pioli se rimarrà, ma con un altro allenatore, e
La scelta del prossimo allenatore dirà tanto su quale sia la filosofia, le strategie, gli obiettivi, i traguardi delle prossime stagioni, che devono culminare, ce lo auguriamo, con la costruzione dello stadio. Parlavo giustamente con qualcuno oggi. C'è modo e modo di, diciamo, respingere questa dura botta, per assorbire, per meglio dire, questo duro colpo che ha riguardato il decreto crescita. C'è un modo: riuscire a convincere il governo non a cambiare questa formula. Mi sembra un po' complicata che venga rimessa la formula del decreto crescita, ma magari di avere agevolazioni per gli stadi. Perché se tu puoi non risparmiare sugli ingaggi dei giocatori, ma puoi incassare dagli stadi. Quindi alla fine, incassando dagli stadi, puoi investire nei giocatori. Quindi da dove arrivino i proventi non è importante, l'importante è che arrivi. Quindi il prossimo anno sarà un anno importante, il 2024, per capire se finalmente febbraio-marzo saranno i mesi dei decisivi passi avanti per la costruzione del nuovo stadio, si dice dovrebbe essere a San Donato. Quando leggo le miserie e le piccolezze di ancora comitati pro San Siro, ormai mi sembra tutto il passato. Non so neanche perché stiano a perdere tempo, perché mi sembra proprio che il prossimo anno sia l'anno decisivo per avere le basi di una costruzione del nuovo stadio. I governi che ci hanno preceduto, che verranno, non stanno in questo momento, mi sembra, esaminando l'importanza dei nuovi impianti per un rinnovamento del calcio. Quindi deve essere il Milan a andare avanti con soci, con Gerry Cardinale. Ecco perché ritengo che siano i mesi l'anno del Cardinale. Questa è la speranza, perché se Gerry Cardinale ci deluderà vivacchiando, non prendendo un grande allenatore se dovesse andare via Pioli, investendo il giusto con intelligenza. Nessuno ha mai pensato, vedi squadre inglesi, che con 200-300 milioni sia automatico, sia aritmetico vincere gli scudetti o i titoli. No, serve strategia e intelligenza. Quindi dobbiamo fidarci, o meglio, sperare nello spirito imprenditoriale, nelle ambizioni, nell'orgoglio del nuovo presidente. I vostri eventuali commenti certamente sono i benvenuti. D'altra parte, dire solo Cardinale out, viva gli arabi, può essere una opinione, però quando vi dico che mi dicono che non Milan non è in vendita, dobbiamo cercare di seguire e sperare che questo Milan non è in vendita, e quindi con questo proprietario, con la Red Bird proprietaria, possa aiutarci a riprendere quel cammino che si è interrotto negli ultimi anno e mezzo. Perché è d'accordo che parliamo di campionato, dove siamo arrivati quinti e dove adesso abbiamo un meritorio terzo posto. Adesso, ha detto Stefano Pioli, è un anno sufficiente, 6 meno. Nessuno osa dargli 5-5 e mezzo a una squadra che è arrivata fra le prime quattro d'Europa, però gli ultimi mesi sono stati molto faticosi. Domani c'è la Coppa Italia, che deve essere un obiettivo ambizioso. Il cammino senza l'Inter in semifinale non dico che sia più agevole, per rispetto del Cagliari, dell'Atalanta o del Sassuolo, della Fiorentina o del Bologna, che sarebbero gli avversari del Milan. Per quello che riguarda il mercato, devo dare ciao ciao. Ci sono le parole ieri di Unai Emery, che ha lodato e ha detto parole, direi belle parole nei confronti di Clément Lenglet. Insomma, Clément Lenglet mi sembra ormai uno dei giocatori, vi ricordate quando metto PS, prendibili o scappati? Penso che lo debba mettere fra i giocatori scappati. Il fatto che adesso vediamo quali candidati possano essere dopo l'arrivo di Gabbia, che prevedo già titolare contro un buon giocatore, titolare contro l'Empoli.
sicuramente titolare contro l'Empoli, probabilmente al posto di Theo Hernandez che si prenderà e andrà al posto di Florenzi, giocatore mai troppo lodato, ma giocatore che negli spogliatoi è un leader, grande modo di stare in campo a livello tecnico, tattico e di personalità, e quindi andiamo a sottolineare. Si parla di Brassea, un giocatore del Brest, da quelle informazioni che ho, mi risulta un giocatore che abbia sempre giocato a destra, quindi non a sinistra, adattato centrale. Vediamo se può essere una soluzione, ma il Brest è difficile trovare. I prestiti si prendono solamente, se no vuole 10 milioni. Il Milan 10 milioni non credo che li investa, vedremo quale sarà l'acquisto. Certamente è necessario prendere un altro difensore centrale, ma intanto è l'ultima settimana probabilmente senza Sportiello e senza Okafor, e questo è importante. Le reazioni di Leao sono state reazioni giuste, vado avanti, lotto solo contro me stesso. In effetti, i veri giocatori, lo faccio anch'io, senza citazione, anzi non ho vergogna della citazione personale. Io, quando giudico, io sono uno sportivo tennista, quando giudico la prestazione, guardo solo me stesso. Io so valutare e sapendo valutare so dove sbaglio, anche se non sono un professionista ovviamente, ma so dove poter migliorare. E il ragionamento che deve fare Leao, non guardarsi intorno, cercare di convincere, mi auguro, faccio questo augurio Leao, che al prossimo gol, alla prossima grande prestazione, non faccia così, esulti insieme al suo pubblico e ai suoi tifosi. Ho letto una Mi sembra di aver letto che Mbappé sia a 18 gol. Leao è a 3 gol. Non è possibile. Mi auguro 3, che magari saranno 5, 6, 7 se guardiamo la Champions League, ma troppo distante da Mbappé. Deve essere, come ho ribadito oggi, il suo obiettivo. Cari amici, vi auguro buon anno, buon Milan per tutto il 2024. Noi non ci sarò domani per vedere la partita col Cagliari, perché sono appena arrivato qui e ritornare diventa complicato, ma ho già preso le solite curve con i miei amici Valerio e Alessandra per Empoli e lì riprendiamo la meravigliosa avventura insieme al nostro Milan. Buon anno, buon anno. Forza Milan, sempre. Quest'anno, l'anno scorso, il prossimo anno.